Buongiorno e buona domenica, oggi è 21 gennaio 2024, oh che gioia nel mio cuor, che gioia nel mio cuor, al pensar che mi ama il Signor ti amo. Per quello che tu sei, Signor, ti amo. Per quello che tu fai, Signore, voglio amarti ancor di più, con tutto il cuor, con l'anima e la mente mia. Amen. Oh, che gioia ho nel mio cuor al pensar che mi ama il Signore. E l'altro canto invece dice: Signore, io ti amo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza e te lo dico, Signore. Questa è preghiera, questa è adorazione, questa è lode, questa è relazione. Questo è quello che Gesù desidera da me e da te. Sei disposto ad arrendere la tua vita e iniziare a spendere ogni attimo della tua vita per Gesù? Gesù non vede l'ora di iniziare con te un meraviglioso cammino stupendo, fatto di avventure, disavventure, situazioni, cose. Lui è pronto per andare avanti insieme a te. Alleluia, gloria a Dio. Non era questo il messaggio di questa mattina, ma è uscito così dal mio cuore, quindi te l'ho condiviso. Ora vogliamo ascoltare la parola del Signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori proprio in questi termini. Vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Testo che puoi trovare nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 9. Ed ancora, chi si vanti nel Signore. Testo che puoi trovare nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 31. E il titolo di questo messaggio è una domanda: che cos'è l'uomo? La Bibbia pone questa domanda e ne fornisce anche la risposta. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Dio, creatore di questo immenso universo, si prenderebbe cura di me, creatura così fragile e insignificante? Ancora più sorprendente è il testo che segue. Tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio o agli angeli e lo hai coronato di gloria e d'onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Un uomo che domina l'intero universo, chi può essere? E la risposta è contenuta nel Vangelo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Colui per mezzo del quale ogni cosa è stata creata in cielo e sulla terra. Come uomo, figlio dell'uomo, è stato reso inferiore agli angeli per poter morire e portare su di sé il castigo che i nostri peccati meritavano. Gesù ha vinto la morte sulla croce. Come uomo e come Dio allo stesso tempo è stato risuscitato e portato in cielo dove si trova ancora adesso. Gesù Cristo, asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Non vediamo ancora Gesù esercitare la sua autorità sulla terra, perché Satana è ancora il principe di questo mondo, a causa del peccato che rende schiavi gli uomini. Ma Gesù ha vinto Satana e presto, quando verrà ad appropriarsi del governo del mondo, tutti gli saranno pienamente soggetti. Il credente che pone la sua fiducia in Gesù sa di essere unito a Lui e di poter partecipare in futuro alla sua gloria. E tu hai questa certezza nel tuo cuore? Ti lascio
riflettere su questa domanda. Dio ti benedica.